Abbiamo già cominciato a parlare di Sant'Anselmo d'Aosta, grande esponente della scolastica, filosofo di primaria importanza, soprattutto per quello che disse riguardo alle prove su Dio. E proprio nella puntata scorsa abbiamo parlato sia della prova per gradi, una prova che abbiamo definito a posteriori, sia della prova ontologica, una prova che invece abbiamo definito a priori. Oggi ritorniamo sulla questione perché dobbiamo, oltre a riprendere quelle prove, anche mostrare come soprattutto la prova ontologica sia stata trattata nel corso dei secoli, quali elogi ma anche quali critiche abbia ricevuto. E poi dobbiamo concludere la panoramica su Anselmo, citando brevemente anche i suoi pensieri su altre tematiche, su Dio, sull'uomo, sull'antropologia. Insomma, c'è qualcosa da dire, non moltissimo, ma la puntata sarà dedicata ad Anselmo e alle conseguenze del suo discorso. Cominciamo subito dopo la sigla. Dentro la filosofia, un podcast di Ermanno Scrip Ferretti. 101esima puntata. Le critiche alle prove di Anselmo. Eccoci di nuovo insieme, ben trovati per parlare per qualche minuto di nuovo di filosofia, in particolare di filosofia scolastica, di filosofia medievale. Nella scorsa puntata abbiamo presentato Sant'Anselmo d'Aosta, uno dei principali esponenti della filosofia cristiana dell'undicesimo secolo, forse anzi il più importante in assoluto, un esponente della scolastica, un padre della Chiesa, ma soprattutto un filosofo che si interessò a cercare di dimostrare con la ragione l'esistenza di Dio. Abbiamo detto proprio l'altra volta che Anselmo era ancora impegnato sulla scorta, almeno in parte, di Agostino, a trovare una sorta di compromesso tra ragione e fede. Ragione e fede entrambe provenivano da Dio, quindi bisognava che in qualche maniera collaborassero e si aiutassero a vicenda. E la ragione, in particolare secondo Anselmo, doveva contribuire a tutto il discorso di fede, soprattutto dimostrando l'esistenza di Dio. Per questo Anselmo, durante la sua vita, si impegnò a elaborare una serie di prove, in parte originali, in parte meno, per dimostrare l'esistenza di Dio. Noi ne abbiamo viste in particolare due: la prova per gradi, che è una prova di stampo sostanzialmente neoplatonico, e su quella, devo dire, non c'è molto altro da dire rispetto a quello che abbiamo detto l'altra volta. Ma invece più interessante è l'altra prova, la cosiddetta prova ontologica, nome che, come vi dicevo, non deriva in realtà da Anselmo, deriva da Kant, da Immanuel Kant, grande filosofo del Settecento tedesco, che l'avrebbe commentata a lungo. Allora, visto che questa prova ha avuto un peso decisivo nella storia del pensiero religioso, conviene prima di tutto riprenderla brevemente e poi mostrare le critiche che sono state mosse a questa prova nel corso dei secoli, a volte anche dagli stessi contemporanei o comunque da altri esponenti della scolastica, a volte poi nel corso dei secoli. La prova, la ripeto per chi l'altra volta era assente oppure si è perso qualche pezzo di spiegazione, dice questo: anche chi non crede ha dentro di sé, conosce quantomeno l'idea di Dio, cioè l'idea di un essere di cui non è possibile pensare nulla di più grande. Cos'è l'idea di Dio? È l'idea che possa forse esistere un essere di cui non è possibile pensare nulla di più grande, nulla di più perfetto, nulla di maggiore. Dunque, un Dio che è solo pensiero, che è solo idea, che quindi esiste solo come concetto e non esiste nella realtà, in verità è più piccolo, cioè è meno perfetto, di un Dio che, oltre a essere un pensiero, è anche una realtà effettiva. È meno perfetto di un Dio che, oltre ad essere pensato, è anche reale. Dunque, se l'idea di Dio è quella di un essere di cui non è possibile pensare nulla di più grande, questa idea di Dio deve essere quella di un essere che esiste. Dio deve esistere e dunque questa prova, che è una prova a priori formulata per via puramente razionale, dimostra, secondo Anselmo, l'esistenza di Dio. Questa era la prova e, come vi dicevo già l'altra volta, venne enormemente apprezzata sia nel Medioevo, quando la si elogiò diffusamente, sia anche, devo dire, in età moderna. Solo per fare un esempio che ritroveremo tra parecchie puntate, ma che ritroveremo sicuramente, Cartesio, René Descartes, forse il più grande razionalista dell'età moderna, sicuramente uno dei più importanti filosofi del Seicento, doveva molto a questa prova di Anselmo, la riprese, la modificò lievemente, ma la riprese, la fece sua e ne fece uno dei baluardi, uno dei pilastri di tutto il suo sistema. Perché quando arriveremo a Cartesio vi dimostrerò come proprio dimostrare che Dio esista,
Tramite anche questa prova sia fondamentale per Cartesio per far stare in piedi tutta la conoscenza umana. Senza Dio nulla è certo per Cartesio, senza Dio nulla è affidabile. Dunque, questa prova, che è molto forte secondo Cartesio, ci dimostra che possiamo aver fiducia nelle nostre possibilità conoscitive, che possiamo affidarci a ciò che ci pare vero. Quindi, una prova che ha avuto sicuramente degli illustri ammiratori. Però, come vi dicevo, ha sollevato anche delle critiche, come è inevitabile quando si formula una prova così ambiziosa. L'ambizione di Anselmo era riuscire a dimostrare addirittura in maniera incontrovertibile l'esistenza di Dio e riuscire a farlo solo con l'esercizio della ragione, senza ricorrere a mezzi empirici come avevano fatto invece altri, come aveva fatto Aristotele, come poi nel corso dei secoli avrebbero fatto molti altri. Ricorrere a mezzi empirici, certo, è possibile, ne scaturiscono diverse prove, ma sono prove che possono sembrare anche relativamente forti, o comunque, per converso, relativamente deboli anche. Una prova basata puramente sulla logica sembra quasi un teorema geometrico, sembra quasi una dimostrazione incontrovertibile, sembra più forte. E però in realtà, proprio per questo suo sembrare più forte, proprio per questa sua grande ambizione, questa prova ha attirato anche inevitabilmente molte critiche. Ne vediamo tre in particolare. La prima venne portata già in epoca contemporanea a quella di Anselmo da un altro monaco, da un cristiano quindi, di nome Gaunilone. Questo monaco, attenzione, non era certamente ateo, non voleva negare l'esistenza di Dio, voleva negare la validità della prova di Anselmo. Ok? Quindi distinguiamo sia Gaunilone, sia Tommaso, sia Kant, che sono i tre che citeremo come critici nei confronti di Anselmo. In realtà sono critici nei confronti della prova, non certo dell'esistenza di Dio. Cosa dice Gaunilone? Gaunilone dice, attenzione, questa prova fa un salto ingiustificato, perché prima ragiona su un piano che è quello della logica, cioè su come dovrebbero a rigore funzionare le cose dal punto di vista del pensiero, e poi pretende automaticamente che quello che è vero nel pensiero sia vero anche nella realtà. Diciamo più concretamente, Gaunilone cosa dice? Ok, io posso anche ammettere con Anselmo che a rigor di logica Dio dovrebbe esistere, ma questo non implica necessariamente che Dio esista davvero. Una cosa che dovrebbe esistere e che sarebbe logico aspettarsi che esista, non è detto che esista davvero. Bisogna dimostrarlo, ok? Gaunilone sta dicendo, attenzione, Anselmo ci dimostra che è logico pensare che Dio esista, ma tra l'elogico a pensare e l'essere c'è una differenza. C'è un passaggio che va giustificato, c'è un salto che va spiegato. Perché, dice Gaunilone con un celebre esempio, allora io potrei anche immaginare un'isola perfetta. Un'isola perfetta proprio perché perfetta deve avere tutte le qualità e quindi deve avere anche la qualità di esistere, quindi un'isola perfetta che io immagino deve necessariamente anche esistere nella realtà. Ma questa cosa è assolutamente assurda, è evidentemente assurda, no? Io posso anche immaginarmi con la fantasia un'isola perfetta e magari perduta, ma non vuol dire che questa isola perfetta e perduta ci sia davvero da qualche parte nel mondo. Allo stesso modo funziona anche, secondo Gaunilone, la prova di Anselmo. Io posso anche, a rigor di logica, aspettarmi che Dio esista, ma l'esistenza di Dio non si può dimostrare in questo modo, bisogna poi trovarlo davvero Dio e non è detto che ci sia davvero solo perché l'ho pensato. La seconda critica è quella di Tommaso, che segue più o meno la stessa linea, nel senso che dice Tommaso, attenzione, Anselmo ci sta dimostrando che Dio è perfettissimo, non tanto che esista. Cioè, Anselmo sta giocando sulle parole, sta giocando su cosa intendiamo con perfettissimo, ma l'esistenza di Dio non ci viene dimostrata da questa prova. Ci dimostra solamente, casomai, il fatto che l'idea di Dio sia quella di un essere perfetto, fine. Tutto il resto è qualcosa che è ancora da dimostrare. Quindi Tommaso, che poi come vedremo preferirà prove di natura a posteriori, quindi empiriche, almeno che partano dal mondo empirico, attacca di fatto Anselmo sulla stessa falsariga di Gaunilone. Ma ancora più ficcante è la critica di Kant. Kant riprende anche lui la critica di Gaunilone e dice che questa prova fa una sorta di salto mortale metafisico, perché passa dal piano logico al piano ontologico. Ma per dimostrare questo suo discorso, Kant fa una serie di esempi. Due in particolare sono abbastanza famosi. Il primo riguarda gli scapoli, il secondo riguarda i cosiddetti talleri. Allora, l'esempio degli scapoli è il seguente. Immaginate una città in cui non ci sia nessuno scapolo.
Per chi non lo sapesse, ma spero che lo sappiate tutti, gli scapoli sono gli uomini non sposati. Ripeto, immaginate una città in cui non sia presente per una strana circostanza nessuno scapolo, tutti gli uomini siano sposati. Allora, entrare in quella città e dire «in questa città non c'è nessuno scapolo» non cambia la qualità dell'essere scapolo, non cambia l'essenza dell'idea di scapolo. Cioè il fatto che non esista in quel luogo nessuno scapolo non intacca minimamente il valore, il contenuto dell'idea di scapolo. Allo stesso modo, non si può dire che la presenza o meno di Dio intacchi il valore dell'idea di Dio. Cosa diceva Anselmo? Diceva: un Dio che esiste è più perfetto di un Dio che è solo idea, di un Dio che non esiste. Come dire, se Dio non ci fosse nel mondo, allora Dio sarebbe meno perfetto di un Dio che esiste. Sarebbe intaccata l'idea stessa di perfezione di Dio se Dio non esistesse nel mondo. Questo non è vero, dice Kant. Perché, torniamo agli scapoli, il fatto che non ci siano scapoli in una città non intacca il valore dell'idea di scapolo. Così, il fatto che Dio esista o meno non intacca il valore dell'idea di Dio. Questo perché? Perché Kant è convinto che l'esistenza non sia una qualità, ma casomai sia il presupposto delle qualità. Cosa diceva Anselmo? Lo ripeto, l'avevo detto l'altra volta, ma lo ripeto. Dio deve esistere perché Dio è l'essere, almeno idealmente, dotato di tutte le qualità. Esistere è una qualità, quindi Dio deve avere anche la qualità dell'esistenza, e quindi Dio deve esistere. Ma questo non è vero, secondo Kant. Esistere o non esistere non sono né una qualità né un difetto. Sono dei presupposti delle qualità. Esempio, torniamo agli scapoli. Il fatto che non ci sia nessuno scapolo non vuol dire che l'idea di scapolo sia più o meno perfetta. L'idea di scapolo è indipendente dall'esistenza o meno degli scapoli reali. Così l'idea di Dio è indipendente dall'esistenza o meno di Dio nella realtà. Pertanto la prova non è efficace. Seconda critica, ancora più famosa, è quella dei talleri. Il tallero era la moneta in uso nella Prussia del tempo di Kant, come dire oggi gli euro. Allora dice Kant, immaginiamo di avere 100 talleri. Meglio, di avere 100 talleri reali sul nostro tavolo e di avere nel frattempo anche immaginato 100 talleri. Ora, la quantità di talleri è la medesima. I 100 che ho davanti a me o i 100 che ho immaginato sono sempre 100 talleri. Con 100 talleri ci posso fare le stesse cose. Il loro valore è il medesimo. Anzi, a dirla tutta, i 100 talleri immaginari potrebbero a rigore essere anche più perfetti dei 100 talleri reali, perché molto spesso le monete effettive sono consumate, consunte, sporche, non sono più perfette come lo erano all'inizio, mentre io posso anche immaginarmi 100 talleri perfetti. Dunque, i talleri reali non sono più perfetti o meno perfetti dei talleri immaginati. L'unica differenza è che sono reali, ma il loro valore è il medesimo. Dunque, l'idea di un Dio che è solo idea e l'idea di un Dio che è anche reale non presentano differenze di qualità. È sempre la stessa idea. Non è che una è più perfetta e l'altra è meno perfetta, così come non è che 100 talleri immaginari valgano di più o di meno dei 100 talleri reali. La differenza è che gli uni esistono e gli altri no, certo, come nel caso di Dio c'è differenza tra un Dio che esiste e un Dio che è solo pensato, certo, ma questa differenza non riguarda la qualità. La qualità può essere la medesima, anzi addirittura nel caso dei talleri possono essere più perfetti i talleri immaginati di quelli reali. Ecco, questo per dire brevemente delle critiche che vennero mosse e sono state mosse poi nei secoli successivi alle prove di Anselmo. Per concludere il discorso, come vi avevo anticipato, facciamo anche una velocissima panoramica su altre questioni di cui Anselmo si occupò. In particolare, una questione abbastanza interessante è quella che riguarda le caratteristiche di Dio, al di là della perfezione di cui abbiamo parlato fino ad adesso, perché anche dal punto di vista teologico Anselmo si richiamò in buona misura ad Agostino, cercando di riprendere, di porsi sulla stessa falsariga di Agostino. Infatti, cosa dice su Dio Anselmo? Anselmo si rende conto che su Dio non si può dire granché. Influenzato da Agostino, influenzato anche dal neoplatonismo, anche Anselmo ritiene che Dio sia qualcosa che va oltre le nostre possibilità, anche oltre le nostre parole in certi sensi, in certi modi. Ricordate infatti che Agostino diceva: noi partecipiamo di Dio, ma Dio è quello che noi vediamo nel mondo al massimo grado. Faccio un esempio. Agostino ci aveva detto che nel mondo l'uomo può trovare dell'amore, l'uomo ha l'amore. Però Dio è amore, amore con la maiuscola. Avevamo anche detto che l'uomo può essere giusto, che l'uomo può avere la giustizia, ma Dio è
giustizia, con la G maiuscola. L'uomo può trovare la bellezza, l'uomo può avere la bellezza in questo mondo, ma Dio è bellezza con la B maiuscola. L'uomo può trovare del bene in questo mondo, certo, ma Dio è il bene con la B maiuscola. L'uomo aveva, Dio era. L'uomo aveva in parte, partecipava di, Dio era al massimo grado. Ecco, Anselmo riprende tutto questo discorso richiamandolo, ma poi usando un nuovo linguaggio per definire questa particolare caratteristica che abbiamo visto con Agostino e che abbiamo appena richiamato. Anselmo dice che le proprietà di Dio sono predicate quiditativamente e non qualitativamente. Cosa vuol dire quiditativamente? Deriva questa stranissima parola da quiditas, che è una parola latina. Quid, vi ricordate se avete studiato il latino, significa che cosa, no? Quando uno chiede quid in latino significa che cosa. Allora, la quiditas, e da cui deriva l'avverbio quadidativamente, parola difficile, faccio anch'io fatica un po' a pronunciare, la quiditas è la risposta alla domanda che cosa. È il che cosa delle cose. Ma se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Aristotele, addirittura ormai parecchie puntate fa, abbiamo detto che la sostanza, la prima delle categorie, è definita da Aristotele come la risposta alla domanda che cosa. Qual è la sostanza del microfono davanti a cui sto parlando? È la risposta alla domanda che cos'è questo coso, questo oggetto. È un microfono. Allora, la microfonosità è la sua quiditas, è la sua sostanza. Ecco, allora, le caratteristiche di cui parlavamo prima, l'amore, la giustizia, il bene, la bontà, la bellezza, eccetera, sono predicate quiditativamente in Dio e non qualitativamente, perché sono invece predicate qualitativamente nell'uomo. Cosa vuol dire, in termini un po' più semplici? Che quelle caratteristiche, prendiamo ad esempio l'amore, nell'uomo si presenta in maniera qualitativa, cioè ci sono cose più o meno degne d'amore. Ci sono cose che amano di più e cose che amano di meno, uomini che amano di più e uomini che amano di meno. Ma in Dio queste caratteristiche sono predicate non qualitativamente ma quiditativamente, vuol dire che sono predicate all'interno della sua quiditas, cioè sono predicate all'interno della sua sostanza. Dette in altri termini, amore, bene, giustizia, bellezza, eccetera, verità e così via, sono parte della sostanza di Dio, fanno parte dell'essenza di Dio. Dio è amore significa che nell'essenza di Dio c'è l'amore. Dio è bontà significa che nell'essenza di Dio c'è la bontà. Dio è verità significa che nell'essenza di Dio c'è la verità. Questo vuol dire quiditativamente. Fa riferimento alla quiditas, fa riferimento alla sostanza di Dio. E questo è un primo elemento interessante, nuovo per introdurre nuovi termini. Un secondo contributo interessante Anselmo lo lascia sul tema della libertà, che aveva anche angosciato, se vi ricordate, Agostino. Agostino aveva avuto un approccio un po' particolare al tema, l'aveva anche un po' modificato nel corso del tempo. L'uomo è libero? Questa è la domanda. Secondo Agostino, se vi ricordate, l'uomo in realtà quando nasce non è libero, perché è stato macchiato dal peccato originale che gli ha impedito di essere libero. L'uomo macchiato dal peccato originale non può non peccare, diceva Agostino. Poi l'uomo, se incontra la grazia, riacquisisce la sua libertà. Ecco, Anselmo corregge su questo punto Agostino, a cui però molto spesso si richiama, perché dice così Anselmo: attenzione, in realtà è vero che l'uomo è stato macchiato dal peccato originale, ma rimane libero anche quando è macchiato dal peccato originale. E per far capire cosa intende Anselmo propone un famoso paragone. Immaginate un uomo che usa la vista per vedere un oggetto, ma che magari a un certo punto non vede più quell'oggetto perché questo oggetto scompare alla sua vista, gli viene nascosto. Mettiamo che lui ogni giorno passando per strada veda un'automobile parcheggiata, ma poi un giorno questa automobile non c'è più, non si trova più dove è sempre stata per anni e anni e anni. Quell'oggetto è scomparso alla sua vista. Questo significa che l'uomo ha perso la vista? Ovviamente no. L'uomo continua ad avere la capacità di vedere, ma semplicemente non vede più quell'oggetto che fino a poco prima aveva visto e quindi non può più esercitare la sua vista su quell'oggetto. Allo stesso modo funziona con la libertà, secondo Anselmo. L'uomo era libero prima del peccato originale, quindi esercitava la sua libertà. Poi il peccato originale gli ha tolto la possibilità di esercitare la sua libertà. Gli ha tolto dalla vista la libertà. Ma questa libertà non è scomparsa, l'uomo rimane libero. Semplicemente non può più esercitare questa libertà.
Perché? Perché ti è stata nascosta la giustizia, quell'automobile parcheggiata davanti a casa è il paragone della giustizia. L'uomo che è macchiato dal peccato originale non riesce più a vedere ciò che è giusto, non riesce più a vedere la giustizia e quindi non riesce più a scegliere di fare ciò che è giusto. Fa sempre la cosa sbagliata, diceva Agostino, non può non peccare, perché non capisce più cos'è bene e cos'è male e quindi fa sempre il male. Vero, dice Anselmo, ma lo fa non perché non sia libero, ma semplicemente perché non vede più la giustizia. Come l'uomo che prima vedeva sempre l'automobile e poi non la vede più e quindi non può vedere la giustizia, non può vedere l'automobile, allo stesso modo l'uomo macchiato dal peccato originale perde la possibilità di vedere la giustizia e quindi perde la possibilità di essere giusto, ma la perde solo perché la giustizia non gli appare più davanti agli occhi, non perché abbia perso la vista. Dunque noi non ci priviamo mai della nostra libertà, noi non perdiamo mai la nostra libertà. La libertà ci accompagna sempre, Dio ce l'ha data e non ce la toglie. Ciò che ci toglie, o meglio che noi togliamo noi stessi col peccato originale, è la possibilità di esercitare questa libertà. Ok? Quindi alla fine, all'atto concreto, tra Anselmo e Agostino non c'è grande differenza, eh? All'atto pratico la visione è molto simile. Ma Anselmo ci tiene a ribadirci che la libertà non ci viene mai tolta, altrimenti secondo lui si cade in alcune contraddizioni. Questa libertà non ci viene tolta neppure da Dio con la sua prescienza e con la sua predestinazione. È vero che Dio sa già cosa faremo, è vero che Dio sa già se saremo salvati o dannati, perché Lui sa già cosa sceglieremo, ma Lui non ci necessita, non ci obbliga. Non è Lui che sceglie per noi, Lui ci lascia liberi di scegliere. E appunto con la grazia ci dona anche la possibilità di scegliere. Lì iniziamo a rivedere cos'è bene, cos'è giusto e siamo liberi di fare le nostre scelte. Poi è chiaro che Lui, conoscendoci nel profondo, sa già qual è il nostro destino, sa già cosa faremo, cosa sceglieremo, prevede già cosa faremo, ma non ci necessita, cioè non ci obbliga lui a fare la scelta è sempre nostra e noi rimaniamo sempre liberi. Ecco, questo era quello che secondo me c'era da dire per concludere il discorso su Anselmo e chiudere questa pagina, anche abbastanza importante, della storia della filosofia scolastica. Presto affronteremo nuovi temi, parleremo della disputa sugli universali e altro ancora, ma intanto abbiamo iniziato a mettere alcuni tasselli importanti. Vi ricordo che il podcast lo potete ascoltare su tante piattaforme, su Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Deezer, Castbox, iHeartRadio, Spreaker, Audible, YouTube. Ma su queste stesse piattaforme, se volete, vi ricordo che potete anche ascoltare il podcast gemello, che vado invece dentro alla storia, dove parliamo ovviamente di storia. Se poi vi interessano anche la storia e la filosofia più vicina a noi, più recenti, vi ricordo che su YouTube è presente un canale molto corposo con centinaia e centinaia di video dove parlo sempre di storia e di filosofia anche di epoca contemporanea. Basta cercarmi come Ermanno Ferretti o come Scrip su YouTube. E poi se volete rimanere in contatto, sapere quando escono i podcast, quando escono i video, altre iniziative varie, vi ricordo che potete seguirmi se volete sui social network, su Facebook, su Twitter oppure su Instagram, dove sono presente col nickname di Scrip, oppure potete abbonarvi se volete alla newsletter gratuita e settimanale che trovate all'indirizzo internet ermannoferretti.it. Lì subito nella home page trovate il modo di lasciare la vostra email. Basta, ho concluso, ci sentiamo presto per parlare ancora di filosofia scolastica, di filosofia medievale e poi per tante altre lezioni andando avanti con la nostra filosofia. Ciao, alla prossima!